Questo te lo manda mia moglie. Come siete permaloso, che non si può più scherzare. No, tu ce lo sai quanto mi ci brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato. Grazie, voi vi siete messi a fare boia. Amore, cominciamo questa storia solita. Ma quando devo mettere dentro al cervello che quella del boia è una missione? Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro l'osteria quando si sta bevuti, è una cosa diversa. Che tu ammazzi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore. Anzi, con una certa educazione, un certo garbo. Permette? Prego, Zacca, che sta chi ha adesso e poi non so se capisci il concetto, vero? Ma almeno dico, ci sbagliocate bene? Ecco la domanda volgare, sbagliocate, mi pagano, però capite. E sarebbe a te? Scemo io che mi metto a parlare straniero, un ignorante come te. Però capite, lingua latina. O greca, non mi ricordo. Ma te la traduco, però capite, tanto a capoccia. Capisci adesso? Ma che ce fa un uomo con i quadrini quando non c'ha una moglie che glieli spenne? Io dal giorno che mia moglie me lasciò solo col pupo. Ma quale pupo? Quello con Nasoni? Beh, a quell'epoca era pupo. Bruttarello forte pure allora, intendiamoci. Ma è colpa sua, è nato di profilo. Poi pure sonato, ma c'ha la mania del zacchere. Può far boia pure lui, hai capito? Si è fatto una ghigliottinetta per tagliare le cucuzze e carote. Ingegnoso il pupo. Sì, ma non voglio che venga su con questa vocazione, sennò poi un giorno si ritrova come il padre, solo e senza la donna dentro casa, e sapessi quanto è triste, Rucantì. Sta dentro casa, guardarsi intorno senza vedere una donna. Mentre invece... È bella avere una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto, magari fa la cresta sulla spesa, ma poi te dà un bacetto e il bacio coniugale è come un'anticamera amorosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bella avere una donna che sparecchi, ma lascia il bocaletto accanto a due bicchieri per farsi assieme l'ultimo concetto che scaccia i pensieri. Perché ci bevi solo, è come se bevessi a Pecedusa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bella avere una donna dentro al letto, che quando che si muove ti dà un calore umano. E se per caso poi una notte piove, la svegli piano piano per dire: sta piovendo. Che vogliamo fare? E lei si rinnicchia freddolosa? Era ora che piovesse. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Non vedi che sta si è dormito come una creatura. Che in fondo poi è più bassallo che cattivo.
c'è nessuno al mondo, povero Fiaschi. Che Dio te benedica, figlio.